Che ci avviciniamo alla parte più nota del chiostro, ovvero lo splendido colonnato. Qui è primavera, ci sono i limoni, ci sono le arance, ci sono i mandarini, uno splendido cielo azzurro. Secondo me è proprio viva, piena di cose, ci sono negozi di musica, negozi dell'antiquariato. C'è questo palazzo, vediamo chi è bravo di indovinare dove ce n'è un altro fatto così. Secondo me non ce ne sono tanti. Questa è la chiesa del Gesù Nuovo. San Gregorio Armeno, qui è Natale tutto l'anno, che dite? Vi piace? È un'amica di Maria, quando sa che Maria partorisce Gesù, si precipita a meno di godere la natività degli altri, va bene? Quindi fa questa corsa, succede che quando arriva lì un angelo la blocca, dice: mi dispiace, nasce il figlio di Dio, solo le donne che hanno già partorito possono assistere. C'è un editto proprio bizzarro dove la costringono a non poter assistere a questa cosa, quindi lei è frustrata doppiamente, dice: oh, sono nata sterile, nessuno mi sposa, non posso vedere la nascita di Cristo, per lei è un disastro. Quindi torna a casa ovviamente dolorosa e rammaricata. Nella notte dal 25 al 26, lei cosa fa? Essendo una zingara sveglia comunque, ha un'intuizione, piglia una pietra, ne fa un fagotto e si ripete questo fagotto tutto al braccio nella notte dal 25 al 26, supponendo che ovviamente possa ingannare le guardie, gli angeli, e succede che nessuno si accorge questa pietra, no? Quindi lei fa questo fagotto, va vicino a Maria, si gode la natività, però succede che Maria la tocca e lei si spaventa di se si è scoperto, chissà quale punizione avrò. Al contrario, si sentono starnuto, tutti quanti si stupiscono e vedono che questa vita si è trasformata in un bambino. Quindi si regala la natività, la maternità a Stefania, il primo miracolo della nascita di Cristo. In realtà nasce Stefano, questo bimbo che poi si chiama Padre Santo Stefano, per rimandare al primo miracolo della natività. Messaggio popolare molto intenso, molto bello, anche perché la pietra è lo strumento di tortura con la quale si uccide Stefano, il primo martire della Chiesa Cattolica. Da uno strumento di morte la pietra diventa uno strumento invece di vita. Sono arrivati anche i due cuori in viaggio, Claudia e Mattia, eccoli con noi, c'è sempre Cristina. Eccoci in pieno centro. Vadi, vadi. Tu parti. Allora, c'è una leggenda che dice che è impossibile attraversare bendati Piazza del Plebiscito e riuscire a passare in mezzo alle due statue equestri del Canova. Poi se mai mi correggono i sottotitoli.
invece sei quasi arrivato. Fermo, fermo, fermo. Guarda dove sei. Ma è stato stranissimo, sei andato perfettamente dritto. E dopo dal secondo scalino hai girato. Pazzesco. Tempo noi dovremmo essere arrivati a Castel dell'Ovo. Ci è a casa Tolentino, ma avete visto che vista magnifica c'è oggi? Venite a Napoli che c'è sempre il sole, come dice Peppe, sappiate che è vero sempre, a parte oggi. Oggi le scuole sono chiuse per il vento. Siediti, siediti tu. Che bello che è questo, non già che di una volta. Si vede cosa si svela dietro quest'angolo enorme murale, sì, e cerca di sentire.